Devo dire che la votazione di una risoluzione che è avvenuta proprio all'ultimo giorno di votazioni, promossa dal mio gruppo, dal gruppo dei socialisti e democratici e dagli altri gruppi delle forze più democratiche, è stato un grande successo perché intanto è stata una risoluzione che ha sconfitto sul campo del voto quella che aveva elaborato invece il gruppo di centrodestra, quindi è stato veramente un bellissimo momento per noi. E soprattutto è stata una risoluzione in cui il Parlamento si è rivolto direttamente non solo alla Commissione, come fa di consueto, ma anche direttamente ai Paesi membri, ricordando loro che ci sono dei principi inderogabili, fondanti dell'Europa, e che non vengono assolutamente meno, soprattutto per quanto riguarda i gruppi di persone. I Rom sono oggetto ultimamente, insomma, sono i fatti del mese di agosto in Francia, ma non solo in Francia, di espulsione e di allontanamento che viola i principi dell'Unione, perché non avviene in quei casi eccezionali in cui ciò è consentito, cioè per ragioni che sono legate alla singola persona, ma purtroppo si intreccia fortemente con la loro appartenenza a un gruppo. Ed è quanto di più antitetico ai principi di un'Europa, Potrà entra dell'integrazione, subito in ballo la discriminazione, la potrebbe entrare la discriminazione, il discriminazione, certo. razzismo, la xenofobia. Anche perché ricordiamo che la maggior parte dei Rom, o almeno di queste etnie, sono cittadini europei perché hanno passaporto romeno e bulgaro. Certo. Romania e Bulgaria sono paesi che fanno parte dei 27 membri dell'Unione Europea, quindi sempre di cittadini comunitari stiamo parlando. Dobbiamo volare. Andiamo subito a come quindi si può comunicare maggiormente con i cittadini europei, per esempio i social network. In questo l'Unione Europea è davvero avanti. È davvero avanti, però è davvero preoccupata perché c'è anziché un miglioramento crescente della quantità, della qualità delle informazioni sul lavoro che fanno le istituzioni europee, al contrario c'è uno svuotamento anche delle persone che si dedicano all'informazione sugli affari comunitari. Quindi quello che il Parlamento europeo chiede è davvero un forte coinvolgimento, una forte responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, nazionali ma anche locali, perché si attivino per diffondere la conoscenza del nostro orizzonte europeo, che poi è destinato a crescere, adesso l'abbiamo visto anche sulle questioni finanziarie, il semestre europeo aprirà davvero uno scenario in cui le nostre vicende nazionali saranno fortemente intrecciate con quelle comunitarie. Quindi bisogna investire di più, l'Europa chiede, il Parlamento chiede alla Commissione anche di mettere più risorse per consentire anche una formazione professionale qualificata ai giornalisti che si devono occupare delle Certo. questioni europee. E questa è una questione fondamentale perché poi la democrazia è fatta di conoscenza, di sentimento di appartenenza. Sentimento che si coltiva anche con un mezzo fondamentale di una corretta informazione e soprattutto poi di un'informazione che non sia sempre solo istituzionale, ma abbia anche dentro quella ricchezza del confronto, del dibattito politico che facciamo così fatica poi dall'Europa a raccontare in Italia. E saperne anche di più, per esempio, utilizzando una nuova tecnologia, internet in questo caso, per esempio, un'occasione può essere il sito francescabalzani.eu. Grazie Francesca Balzani, buon lavoro con la prossima Grazie. sessione plenaria a Strasburgo e a Bruxelles per l'Unione Europea. Da Giuseppe Sciortino è tutto, la prossima occasione per conoscere meglio, sempre di più, il lavoro degli europarlamentari all'Unione Europea, presso il Parlamento dell'Unione Europea.